Andiamo avanti con Yeha. Buongiorno. Se possiamo switchare sul buongiorno. Podio. Ok. Ok. Yeah. Sì. Vai. Eccoci, questo è il progetto IEA, in realtà è nato per un'esigenza. Quante volte dobbiamo comprare un prodotto che poteva essere una moto, poteva essere un qualsiasi prodotto, e siamo andati su internet, abbiamo aperto non so, milioni di forum, siamo andati su YouTube, a rischio pure di prendere magari qualche virus perché il forum non era sicuro. E quindi l'idea che ci è venuta anche per una nostra esigenza è quella di perché non confluare tutto il processo di scelta del prodotto, tutto quanto in un unico portale. E il vantaggio di questo portale qual è? È che il prodotto ve lo diamo noi, quindi il prodotto da testare ve lo diamo noi. Quello che vogliamo in cambio è solamente un feedback. Infatti adesso vi passiamo al nostro ingegnere che ci spiegherà al meglio il progetto. Grazie. Allora, il meccanismo è molto semplice. Noi andiamo a richiedere un test sul prodotto, quindi chiediamo una valutazione sulla qualità del prodotto indipendentemente da quale prodotto sia. Quindi immaginate dallo spazzolino da denti al microonde al telefonino. E diventare un punto di riferimento per tutti, come non so, TripAdvisor per chi va a cercare un hotel o roba del genere. E quindi andare lì e cercare di capire il prodotto che voglio comprare com'è. E il sistema è premiante, nel senso ogni volta che noi rilasciamo una valutazione, IEA ti regala un credito, uno o due crediti. Questi crediti vengono riutilizzati in seguito per ricevere i prodotti che noi decidiamo di porre alla vostra attenzione. Quindi ogni tot di tempo ci sarà un test proposto da noi con 50 pezzi, 100 pezzi, e chi fa prima ovviamente ad iscriversi li riceve a casa e ha una settimana di tempo, per esempio, per recensirlo e evitare di essere bannato ricevendo il prodotto gratuitamente a casa. Chiaramente questo sistema genera parecchie cose anche per chi deve investire in questo sistema. Prima cosa, una profilazione molto precisa di un, speriamo, vastissimo campo di utenti. Quindi immaginate, noi potremmo sapere nella zona della pianura padana a chi piace il cioccolato piuttosto che alle donne di 40 anni qual è il tipo di pasta preferita e così via. Immaginate una cosa infinita, e chiaramente arrivare poi all'obiettivo di diventare noi un sistema identificatore per un prodotto. Quindi quando ci sarà un prodotto sullo scaffale del supermercato che voi trovate col marchietto IEA con il voto, siete sicuri che quel prodotto è stato testato da tantissime persone e tante persone gli hanno riconosciuto un'ottima qualità. Quindi voi saprete immediatamente che il dentifricio X ha 9.2 per IEA. Quindi la profilazione è importante anche per delle aziende che volessero sapere, che volessero informarsi. Quindi il nostro sistema è un sistema scorporato effettivamente dal grosso business, quindi un sistema che cercherà di essere il più trasparente possibile e il più reale possibile, perché noi facciamo parte di questo sistema. Quindi test, consegna,
test del prodotto, recensione dando il profilo social diventa anche carina, quindi la recensione non è soltanto le 3-4 stelline, ma possono essere le foto, può essere un bel video del test che facciamo, quindi la speranza nostra è di vedere qualche pazzo vestito da Batman che testa la pasta e lo posta sul social, e creare quindi un sistema integrato e condiviso per tutti quanti che ci permetta di sapere realmente se il prodotto che andiamo a acquistare è valutato bene o meno. Questa è la nostra azienda, io sono Nino Furnari, Raffaele Marmo l'ideatore e Antonella Marmo l'altra socia. Grazie, siamo stati in tempo. Grazie, allora quante volte l'avete già provato? Con quanti prodotti? Beh, siamo ancora in una fase... Siete ancora nella fase startup? Sì, siamo ancora in una fase embrionale, quindi stiamo sviluppando la piattaforma, abbiamo già trovato i programmatori per far sviluppare la piattaforma, chiaramente adesso ci serve dei finanziamenti per portare avanti il progetto. Speriamo in realtà che questo progetto faccia diventare un po' più semplice quello che è il mondo dei prodotti, anche la scelta del prodotto stesso, anche la qualità del prodotto, perché poi tutto là. Se un'azienda dovesse chiederci a noi di testare un prodotto, il primo advice che posso dare a questa azienda è: il prodotto deve essere di qualità, perché se io lo do in pasto ai miei tester, l'effetto che avrai sarà controproducente. Quindi premiamo la qualità, la facciamo andare avanti e il prodotto deve essere di qualità, basta questi prodotti, senza futuro. Okay. Grazie. Francesco Boccia. Grazie. Manca da troppo tempo dal podio, così dove così lui doveva fare un saluto. Vieni Francesco, non ti abbiamo visto per troppo tempo sul podio, sul palco. No, era, mi sa che con Palonieri non c'è ancora. Ci vediamo.